Prepariamo insieme la torta salata di patate e mortadella. Ecco come. In un pentolino a fuoco medio versiamo 200 ml di latte intero e 50 g di parmigiano reggiano. Incorporiamo un cucchiaio di farina e mescoliamo bene. Aggiustiamo di pepe, aggiustiamo di sale e una bella e generosa grattata di noce moscata. Mescoliamo bene e portiamo a un bollore leggero, così. Stendiamo un canovaccio sul piano di lavoro, mettiamo sopra il tagliere così non scivola, prendendo le nostre patate sbucciate, con la mandolina creiamo tante fette dello spessore di pochi millimetri. Prendiamo la nostra teglia tonda, la imburriamo generosamente e cominciamo a fare un primo strato sul fondo di fettine di patate, coprendo il fondo completamente, così. Proseguiamo con un cucchiaio generoso della nostra miscela di latte e parmigiano, spalmandolo bene su tutta la superficie. Spolveriamo con rosmarino e facciamo un altro strato di mortadella. Non vi dico il profumo, ragazzi, mi sembra di sentirlo anche adesso. Proseguiamo in questo modo alternando strati di patate, crema di parmigiano e latte, rosmarino e mortadella fino a finire tutti quanti gli ingredienti. Una volta arrivati all'ultimo strato di patate e crema di latte e parmigiano, cospargiamo generosamente con parmigiano reggiano grattugiato, qualche fiocchetto di burro, un'altra bella spolverata di rosmarino, copriamo con la carta stagnola e inforniamo nel forno preriscaldato a 200 gradi statico per circa 40 minuti. Poi rimuoviamo la stagnola e cuociamo per altri 20 minuti. E quando uscirà dal forno sarà bellissima, ancora bella, croccante, ancora con le bollicine che si fanno. Ragazzi, vi garantisco, è di una bontà assoluta. Provatela e fatemi sapere!